diciamo, un momento cruciale della nostra attività bellica in Russia, perché eravamo già circondati dai russi. Io mi trovavo in una posizione avanzata, c'era il nostro rifugio scavato nella notte dopo una lunga marcia nella neve ai 40-45 gradi sotto lo zero, scavato un piccolo rifugio, scavati nei camminamenti per mettersi in difesa, e io ero in una posizione avanzata dentro una buca nella neve per rimanere un po' nascosto, per vedere se nella valletta lì sotto arrivassero i russi e ci prendessero, come poi è avvenuto. E infatti sentono sferragliare, vedo il muso di un carro armato e salto fuori dalla postazione e entro assieme alla mia squadra. Noi eravamo ormai senza munizioni, avevamo solo 20 pallottole del fucile mitragliatore e abbiamo un addetto al fucile mitragliatore, il quale me lo vedo che si alza in piedi e sta per sparare sulle uniche 20 pallottole che avevamo contro tre carri armati, perché dopo il primo che ho visto ne sono arrivati altri due, carri armati alti come una casa di due piani. Se quello fa una raffica di 20 pallottole, noi ci troviamo ad essere mitragliati da tutti i soldati che erano attorno e dai carri armati. Quindi ogni carro armato portava sulla torretta una decina di soldati armati del famoso Parabellum di cui avrete sentito parlare. È un fucile mitragliatore che spara da 100 a 140 pallottole in una raffica soltanto. Noi il massimo con una raffica erano 20 pallottole e 20 pallottole avevamo in tutto, che il mio fucile l'avevo già buttato via, che non serviva più. Il nostro poi sparava 8 pallottole, una alla volta, carica, spara uno, carica, spara l'altro. E pensate, contro queste armi c'era un parabello che vedeva e ti panciava una squadra. Allora butto a terra l'addetto al fucile mitragliatore e decido la resa. Mi arrampico sul camminamento e mi metto lì a mani alzate. Dietro me viene un caporal maggiore, un friulano, me lo ricordo ancora. E poi il resto eravamo 8 o 9, ma c'era anche il comandante di plotone che era morto con una pallottola in testa. E mentre siamo lì in piedi vengono uccisi due trentini che erano feriti molto gravi e non potevano più camminare. Allora li hanno eliminati subito. E poi arriva il soldato che guidava la squadra, un mongolico con i suoi occhi obliqui, una bella fisionomia, con i baffoni, si avvicina al primo che era il caporal maggiore friulano, mi ricordavo il nome fino a poco tempo fa, lo perquisisce, non trova niente perché non ha detto niente e improvvisamente gli pianta la baionetta nella pancia, quello cade senza neanche un lamento. Quindi viene da me, e adesso mi tocca la stessa sorte. E mi palpeggia e si ferma qua al bavero dove avevo, mi era rimasta la vite delle stellette. La nostra divisa militare ha delle stellette per parte del bavero e sono il segno del militare. Mentre per i russi la stelletta significa il grado, quindi una stelletta è un ufficiale, due stellette è un tenente, capitano, eccetera, a seconda del numero di stellette è il loro grado militare. Allora mi diceva, quello che è assurdo in questo punto, è paradossale addirittura, che mi parli.
mio nemico che mi parla. Comunque mi piglia per il bavero e mi trascina fuori dalla fila e sta per spararmi. E io mi oppongo, perché sei quel poco di russo che avevo imparato, sei un ufficiale, mi diceva. E per loro gli ufficiali facevano parte della categoria delle persone che in Italia, come nelle altre nazioni capitalistiche, erano i responsabili anche della guerra, oltre che di un regime a loro contrario. E quindi volevano eliminarli non solo perché erano ufficiali, ma perché avevo mentito, cercando di imbrogliarlo, facendomi passare come soldato semplice, per evitare di essere messo fuori combattimento. E quindi c'è questa discussione in mezzo alle pallottole che fischiano, i carri armati che sparano. Una cosa proprio paradossale. Comunque finalmente si avanza un ufficiale russo che si avvicina a seguire la discussione e riesco a far capire che non sono un ufficiale e quindi è giusto quello che vuol fare il soldato mongolico. Quello capisce, ordina al soldato di calmarsi e mi rimettono in fila. E comincia la marcia del passaggio dalla linea di combattimento verso l'interno per raggiungere poi i campi di concentramento. In questo passaggio avviene una tappa. Era la notte e ci si ferma qualche ora. Ognuno di noi rimasti vivi veniamo affidati a un rifugio, diciamo i rifugi dei soldati in prima linea, i rifugi russi naturalmente. Io vengo messo in uno dei rifugi, sono solo e sono ai piedi accanto alla porta. All'interno c'è un soldato russo che fa le sue faccende, pulisce, rimette a posto i letti, avevano i letti a castello. In silenzio io, in silenzio lui. Improvvisamente questo mi si avvicina. Non dice niente, mi dà un pezzo di pane. È una cosa che e ancora adesso mi commuove. Certo. Sì, il nemico con il quale ci eravamo sparati fino a qualche momento prima, che mi dona un pane. La vita. Certo. Sono rimasto senza parole, come non ne avevo da prima magari. Non ho neanche ringraziato. Mi aveva indicato un sedile, lì mi sono seduto e ho mangiato il mio pane. E lì sono rimasto qualche ora, finché sono venuti a riprenderci le guardie, le soldate di scorta, abbiamo ripreso la marcia verso l'interno, al di là delle linee di combattimento. Marcia che è durata più di una settimana. Dopodiché inizia un viaggio in treno di 15 giorni. Tutte le famiglie del ceppo Ruppi, lì in montagna, da dove vengono le nostre origini, e alla sera in particolare, nei giorni di pioggia, e alla sera la gente non usciva, ci si raccoglieva nella cucina madre, la chiamavamo, che è la cucina più grande dove si riunivano. Era il focolare della casa. E mio padre raccontava le sue esperienze della guerra del 15-18, che lui ha fatto tutta, 3 anni lui, 3 anni io nella seconda. Ho visto che ciò che raccontava mio padre faceva parte di esperienze notevoli. Sì. E che avevano una loro importanza. Sì. E quindi era un peccato che anche, ma però tutto ciò che lui ha raccontato è andato quasi tutto perduto, perché nessuno ha scritto niente di ciò che lui ci raccontava. E quindi
dato che anche io ho fatto un'esperienza abbastanza notevole, è meglio, vorrei non lasciar perdere tutto anche dei miei ricordi di Certo. guerra, che possono avere una loro importanza, un loro peso. Perciò mi sono messo a scrivere dopo 40 anni dal mio rientro in patria. E ho scritto il primo libro, che è di qua, di là del fiume, cioè di qua del Don, al di là del Don, al di qua in combattimento, al di là, cioè verso nord-est, combattimento e prigionia. Era per questo che dico, mi metto a scrivere. È nato il primo libro. Ma scrivere ho visto che avevo una certa facilità attraverso il gazzettino, dove mi ricordo, parlavo col direttore prima di mandargli qualche scritto mio e lo avvisavo, farei questo e questo. E ho 400 racconti da vedere. Come dire, chissà neanche. 2 giorni dopo c'era il mio articolo, quindi questo mi invogliava a scrivere, quindi vuol dire che quello che dico, che racconto, ha un suo valore, Certo. perché pensavo che avesse una loro importanza anche riguardo ai giovani che si preparano alla vita e magari ad altre esperienze come le mie, che questo mia presentazione dei vantaggi e svantaggi, più naturalmente svantaggi di una guerra, potessero mettere in guardia e sapere quale scelte fare finché era possibile o come e a che cosa opporsi. Io ho cercato di non essere pesante né di caricare come ho visto accadere i tanti libri che sono stati scritti dal dopoguerra in poi. Io non ho scritto non solo perché avevo altri impegni e dovevo rimettermi e riprendere la vita, una vita normale, dovevo anche studiare per i concorsi, per andare al lavoro, momenti in cui io carico troppo la penna per ottenere l'effetto. Quello che è realmente visto e sentito. Io ho sempre cercato di portare gli eventi come erano, però con la mia Con la sua interpretazione. interpretazione. Anche perché ognuno poi vede le cose a seconda della propria base di pensiero e di conoscenze. Ma ho sempre cercato di non portare all'esagerazione, che perde poi anche valore come testimonianza. E forse anche perché non vedo solo un elemento in ciò che racconto e descrivo, ma quello mi si collega con altri eventi che io posso mettere assieme e che acquistano valore proprio perché sono e o trovano conferma in quello che io ho visto e di cui racconto. Un elemento che prevale, credo, nel mio modo di vedere le cose è l'elemento relatività. Perché niente c'è di assoluto, dicevo in un altro libro, non c'è niente di assoluto tranne il relativo. Quindi è un relativo ciò che facciamo o diciamo, perché c'è sempre intanto un qualcosa che potrebbe avverarsi come, verificarsi come opposto a quello che tu pensi, o a posto alla mia interpretazione delle cose. E anche perché vedo in cose, ma soprattutto nelle persone, che non c'è un solo aspetto, anche in un individuo, ma è un insieme sfaccettato.
qui di fronte a una realtà, dietro ne trovi tante altre, e spesso la realtà che tu vedi è diversa da quella che realmente esiste. Vedo le cose quasi sempre con questo pensiero che mi segue. Alla vigilia di Natale succedeva la nostra cattura e fatti prigionieri e l'avvio verso i campi di concentramento che ha richiesto prima una lunga marcia. Ah, vorrei dire qualcosa a proposito ancora della cattura, vi dispiace? No, quindi eravamo rimasti 5-6 alpini, eravamo del corpo d'armata alpino della divisione Giulia, la famosa. E c'era qualcosa che mi irritava comunque, anche se capivo la mia situazione, ma c'era una cosa che mi davano fastidio, per esempio, anche se le condizioni erano veramente tragiche e c'era poco da soffermarsi e dire ma poteva essere diversamente, questa gente potrebbe comportarsi diversamente, perché c'erano atti che mi offendevano. Per esempio, siamo arrivati a passare, a superare un fossato lungo un ponticello. Sulla riva del fossato c'era piazzata una mitragliatrice e il gruppo degli addetti alla mitragliatrice. Passa il nostro gruppo sul ponte, ci fermano in cima al ponte. E l'addetto alla mitragliatrice ci punta la mitragliatrice addosso e fa l'atto di sparare. Immaginate com'erano i prigionieri sopra quel ponte. E poi scoppiano una gran risata. Io questo mi ha dato molto fastidio, mi ha irritato, e si vede che quello poi è venuto vicino a noi mentre ci avevano rimesso in cammino, si era avvicinato. E io sta per sto soldato lo guardavo in modo di antipatia, proprio era palese, io la sentivo, antipatia verso che individuo, gli viene fatto prigioniero, mi mandi chissà dove e ancora ti permetti di scherzare su una cosa così grave. E questo si capiva chiaramente, tanto che questo ha detto alla mitragliatrice, quando passo io prende il suo fucile e badavan me lo sbatte sulla schiena. Quel compagno che prima voleva fare l'eroe e sparare la raffica piangeva come un veleo che va al macello. Ruppi, mi diceva, non guardarli così che ci ammazzano tutti. L'eroe era diventato agnello. Ma io ho sempre ritenuto che l'eroismo, quello che viene compiuto in guerra, ci sono tanti atti che vengono compiuti e sì, di bravura, di coraggio, gli danno la definizione di eroismo. A volte l'atto eroico non è dettato dalla passione per l'atto bellico, per dire adesso ammazzo il nemico e compio anche un atto lodevole, ma è dettato dalla paura. Si reagisce in modo esagerato rispetto alla paura che tu ricevi dall'avvenimento e dalla situazione. È la paura che ti fa reagire e a volte anche con successo. Ma spesso l'eroismo è figlio della paura. Poi ci sono gli atti di eroismo in senso assoluto e può essere che ci siano. Io ne ho poca fiducia. Comunque, torniamo al nostro viaggio di passaggio dalle condizioni di soldato alle condizioni di prigioniero. Dobbiamo attraversare tutte le linee nemiche
e quindi ci si avvia nel lungo viaggio, naturalmente a piedi, per arrivare ad una stazione ferroviaria che accogliesse tutti i prigionieri. Abbiamo camminato per una settimana circa, con una temperatura di 40-45 gradi sotto lo zero, tutti in colonna perché al nostro gruppo si erano già aggiunti, strada facendo, altri prigionieri, e una colonna lunga per un paio di chilometri. Questa striscia nera che tagliava il bianco nella neve, e li vedevi lontani quando c'era una leggera ondulazione del terreno, vedevi tutta la fila di prigionieri, questa fila disordinata e sbandata, e comunque si doveva andare avanti assolutamente, altrimenti ti sparavano addosso. E a volte, tanta era la stanchezza e la disperazione, la sfiducia ormai di poter continuare a vivere, che si poteva anche vedere con quasi con simpatia il soldato che ti spara addosso, perché ti liberava dalle sofferenze che erano grandi. Sofferenze per chi era già congelato, sofferenze per chi moriva di fame e di sete, sofferenze per la fatica di camminare che era moltiplicata date le condizioni fisiche in cui ci si è venuti a trovare, sempre più esauriti, sempre più provati dalla lunga marcia. Ci si fermava ogni tanto a caso, quando avevano interesse di fermarsi le nostre guardie che ci accompagnavano, che erano in genere soldatini giovani messi a fare quel servizio, e quindi erano piuttosto svelti di fucile, anche perché avevano paura di perdere il controllo di questa colonna di migliaia di persone. Ci si fermava raramente, quando si arrivava a qualche casolare dove i soldati avevano bisogno di riposare anche loro, e allora si approfittava anche noi. E qui bisognava fare molta attenzione al proprio comportamento. Non sedersi per terra, o meglio nella neve, perché questo favoriva il congelamento se tu ce l'avevi addosso. Altrettanto pericoloso però era avvicinarsi ad un fuoco che in fretta e furia qualcuno riusciva ad accendere, perché il calore repentino accanto a un inizio di congelamento, il congelamento si aggrava e passa subito in cancrena. Quindi bisognava tenere presente che non sedersi per terra, ancora meno sdraiarsi che se eri stanco morto. E solo tenendo sempre presente questi particolari, chiamiamola, potevi cercare di portare avanti la pedalata. Tanti non si rialzavano più dopo la tappa. Questo viaggio è durato una settimana circa e siamo arrivati ad una stazione ferroviaria dove erano pronti dei treni e dove fummo caricati un centinaio per vagone, quindi assiepati finché arrivammo ad una stazione che approdava ad un ospedale. I russi aprono gli sportelli e chiedono che qualcuno vada con loro ad aiutarli a portare il pane, una galla di pane, era una pagnotta grande così per 10 persone. E si doveva, io dico, beh, allora adesso mi offro per andare ad aiutare a portare il pane e approfitto per cogliere un po' di neve e dissetarmi. Ho fatto questo, ma mi sono congelata le mani. Non avevo i guanti, li avevo perduti, io mi erano stati grattati. Ho tolto sulla neve immediatamente le dita hanno reagito negativamente, naturalmente, cioè si sono sbiancate e mi avevano assalito dei dolori tremendi e pareva che le dita si contorcessero. Sono dovuto rimanere una mezz'ora con le mani fuori a portare le pagnotte. Quando sono arrivato
al vagone, erano già completamente bianche le mani, insensibili e con delle vesciche tra le dita, le vescite d'acqua, di siero, erano perse. Però questo forse non è stata una disgrazia, perché a causa di questa invalidità, quando sono saliti i sanitari a controllare le condizioni dei prigionieri rimasti, ormai da 100 che eravamo rimasti una cinquantina, gli altri tutti morti. Così con la scusa di queste mani congelate mi hanno inviato all'ospedale. Quelli che sono rimasti in treno sono proseguiti per un viaggio ulteriore di una quindicina di giorni ancora e sono andati in Siberia. E lì probabilmente ci avrei lasciato la pelle.